Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e benvenuti in questa nuova Top 10. In questo video andrò a stilare una classifica dei 10 videogiochi che dal mio punto di vista sono stati più sottovalutati dalla critica in questo anno appena trascorso. Vi ricordo che questo appuntamento ha una cadenza all'incirca annuale su questo canale, pertanto se siete interessati ad altri video di questa tipologia vi lascio in descrizione e nelle schede il link alla playlist. A differenza delle precedenti puntate, quest'anno il criterio di ordinamento della classifica non sarà in base al voto in Metacritic, che comunque vedremo e commenteremo, ma sarà in base a quanto, dal mio punto di vista, il titolo in questione è stato effettivamente danneggiato dalla critica specializzata. Ricordandovi che ho in generale grande rispetto per la critica videoludica e che ogni opinione espressa in questo video è ovviamente strettamente personale, direi di buttarci in questa top 10 iniziando dalla numero 10. In decima posizione, Yonder The Cloud Catcher Chronicles. Voto in Metacritic 63. Yonder, spiegato in due parole, è un'avventura, nella quale però non ci sono i combattimenti. È rilassante, tenero, dolce, sicuramente non eccezionale per carità, però relativamente apprezzabile. Il difetto più grande che, sono d'accordo con la critica specializzata, affligge il titolo è la mancanza di mordente, con una longevità che si attesta su livelli piuttosto bassi. Però, secondo me, a suo modo l'ho trovato un'esperienza divertente, particolare, sicuramente una buona base per costruire qualcosa di più interessante in futuro. Per innamorarmi di te, non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è. In nona posizione, Toby The Secret Mine. Non lasciatevi spiazzare dalle immagini, somiglia a Limbo, però in realtà di Limbo non ha niente, né la profondità degli enigmi, né la poesia di fondo. Però riesce comunque ad essere paradossalmente più vario come gameplay e comunque graficamente adorabile. Capisco benissimo che la storia narrata dal gioco sia veramente poco significativa, però la valutazione generale della critica specializzata, personalmente, la ho trovata comunque sottotono rispetto alla qualità effettiva del gioco. In ottava posizione, Tokyo 42. Voto in Metacritic 70. Uno shooter dalla visuale isometrica, del quale effettivamente vi ho già parlato in passato, però veramente non potevo non inserirlo in questa top. Questo perché il problema più grande evidenziato dalla critica specializzata è il sistema di puntamento, che, sempre a detta della critica, rallenta le fasi action e le rende parecchio macchinose. Il che è vero, per carità, però non so come dirvelo, ma io ho comunque dato per scontato che Tokyo 42 potesse avere quel gameplay e sono riuscito tranquillamente a soprassedere su questo dettaglio. Quindi, dal mio punto di vista, questo è uno di quei difetti, tra virgolette, che è veramente una questione di gusti. È giusto farlo notare, però secondo me Tokyo 42 è più apprezzabile rispetto a come è stato spesso descritto, più da 7,5 che non da 7 pieno. In settima posizione, Seven, The Days Long Gone. Voto in Metacritic 70. Insomma, il 7 compare 3 volte tra posizione, titolo e voto. Comunque, oltre al problema della telecamera, che qui effettivamente, anche qui ho riscontrato anche io, sono stati i bug, ma in generale la pessima ottimizzazione, il tallone d'Achille del titolo. Però la storia, la caratterizzazione dei personaggi, la libertà concessa al giocatore e l'eccellente comparto artistico, insomma, si vede dalle immagini, secondo me alla fine risollevano il titolo. Anche qui, in effetti, insomma, mi rendo conto che non si può parlare propriamente di gioco ucciso dalla critica, un po' come tutti questi primi giochi iniziali, diciamo che sono un po' di aperitivo in questa top 10. Però secondo me anche qui un 7,5 gliel'avrei dato. Sesta posizione, Get Even. Voto in Metacritic 71. Signori, tenete a mente quello che sto per dirvi, perché in realtà ne riparleremo anche per una posizione più alta in classifica. Allora, Get Even è stato parecchio criticato per le sue fasi di shooting, che sono state praticamente quasi demonizzate come un riempitivo superfluo. Ora, sono anche d'accordo, le sparatorie sono in effetti superflue per l'economia del titolo, però come potrebbero essere superflui i combattimenti in Hellblade, per fare un esempio, per carità. Hellblade è un titolo bellissimo che non ha nulla a che fare con Get Even, che è di qualità palesemente minore. Però è per far capire che l'atmosfera, la storia, la cura per il comparto audio e i tanti colpi di scena, poi alla fine hanno comunque bisogno di un collante.
e il combattimento è comunque un buon collante. Per tracciare quindi un parallelo, come sono stato d'accordo negli inserimenti dei combattimenti in Hellblade, che non sono eccezionali, però comunque dicono la loro, sono stato d'accordo onestamente nei combattimenti, insomma nelle fasi di combattimento e delle fasi di shooting di Get Even, che ok, potevano essere fatti meglio, però contemporaneamente non mi sentirei di penalizzare così tanto Get Even per averli proposti, anche e soprattutto perché appunto non si focalizza su quelli. In quinta posizione, Echo, voto in Metacritic 72. Echo è uno stealth fantascientifico in cui la protagonista affronta dei suoi cloni, che imparano dalle sue stesse azioni. Ora, non dico che è formidabile, perché non lo è, però Echo è uno di quei pochi giochi stealth che mi ha dato la sensazione di essere braccati da avversari con un'intelligenza artificiale soddisfacente, appunto perché impara dalle mie azioni. Inoltre, devo ammettere di aver apprezzato anche molto lo stile estetico, pulito, essenziale, anche simbolico se vogliamo. Insomma, secondo me è veramente una piccola perla. In generale, la critica specializzata imputa una storia con un ritmo piuttosto lento, soprattutto all'inizio, e per carità mi trova d'accordissimo. Così come un comparto stealth in sé per sé che non è veramente raffinato. E anche qui non si può dire nulla, non è minimamente al paragone con altri videogiochi stealth fatti molto meglio. Però anche qui Echo è veramente una ottima base di partenza. E per questo motivo avrei dato magari più un 7,5 che non un 7 pieno. Bene signori, siamo ad un punto di svolta. Dalla prossima posizione in poi inizieranno a cambiare le cose. I primi videogiochi che abbiamo visto in questa classifica sono stati senza dubbio sottovalutati dalla critica, almeno secondo il mio punto di vista, però non veramente uccisi. Sono state le prime 6 posizioni di riscaldamento, di aperitivo. Sono stati dei titoli che magari da 6 potevano meritare 6,5, titoli da 7 potevano meritare 7,5, però insomma siamo lì. Dalla quarta posizione in poi sono videogiochi che effettivamente io ritengo, in questo caso sì, effettivamente uccisi dalla critica, e tenetevi forte perché già dalla quarta posizione parecchi di voi potrebbero rimanere parecchio straniti. In quarta posizione, Life is Strange Before the Storm. Voto in Metacritic 71! Oh, ecco, Life is Strange è un titolo che secondo me è veramente bello, al quale avrei dato tranquillamente un 8 pieno. Da ricordare che già il precedente Life is Strange era in una top 10 mia analoga, qualche anno fa. Quindi non è la prima volta che la critica specializzata sottovaluta un gioco di questa serie. Ed è veramente un peccato, non tanto per i già fan della serie, che probabilmente hanno comprato il gioco a scatola chiusa, e forse stanno scoprendo ora che Before the Storm ha preso 71. È un peccato più che altro per chi non è fan, e magari, vedendo il 71, pensa ad un'involuzione rispetto al precedente capitolo, e magari ha bocciato il gioco, cosa assolutamente da non fare. Allora, facciamo chiarezza da dove deriva questo abbassamento di voto. Il primo Life is Strange aveva al suo interno una meccanica di gameplay che era il controllo del tempo. Tale meccanica in Before the Storm non è presente, quindi viene da sé che il gameplay, già povero bisogna dirlo, del primo Life is Strange, sia ancora più povero e spoglio in Before the Storm. Bene. Il punto è che, proprio per questo, secondo me, Before the Storm è ancora più apprezzabile del suo predecessore, secondo me, in quanto riesce a raccontare una storia che regge, a tratti commovente, senza bisogno di sfruttare l'escamotage di poteri paranormali e viaggi nel tempo. Cioè, voglio dire, quanto è difficile far immedesimare un ragazzo di 28 anni, come lo sono io adesso, in una storia di adolescenti, voglio dire. Boh, secondo me, già solo per questo fatto di esserci riusciti, mi sentirei di consigliare vivamente Before the Storm. Pur ovviamente con tutti i suoi problemi. Insomma, facciamola breve. Secondo me Before the Storm non è un'involuzione del precedente capitolo. Capisco che possa aver avuto un voto magari più basso, però leggermente più basso. Ecco, il voto in Metacritic in 71, secondo me, non sta né in cielo né in terra. In terza posizione, Prey,
voto in Metacritic 79! 79, signori! Ma sapete che io non ero al corrente del voto così basso di Prey? Non ero al corrente in quanto lo ebbi in anteprima da Bethesda e quindi ci iniziai a giocare senza attendere le recensioni. Ed in effetti non le avevo mai lette le recensioni, le ho lette qualche giorno fa, quando ho scoperto, quando stavo dando un'occhiata ai voti in Metacritic per scrivere questo video appunto, ho scoperto che Prey aveva 79. Ora, capisco i gusti personali, però veramente questa discrepanza così abissale tra il mio apprezzamento e quello della critica andava indagato, per forza. Il punto è che, leggendo le varie recensioni, non sono riuscito a capire il perché del voto così basso, in quanto i difetti che in generale la critica fa notare sono gli stessi difetti che gli dico io, insomma, fin dal lancio. Il più grave è, appunto, come ho detto più volte, un pessimo sistema di shooting, soprattutto con il controller. Il punto è che il pessimo sistema di shooting non rende Prey un capolavoro, e su questo sono d'accordo, ma non che lo relega a gioco che non raggiunge neanche l'80, e che caspita. Tuttavia, sebbene io non mi trovi per niente d'accordo con il voto espresso alla critica specializzata, il gioco comunque è in terza posizione e non più in alto in classifica, in quanto onestamente non credo che le recensioni poco lusinghiere abbiano danneggiato così tanto il titolo, più che altro perché non si è alzato nessun polverone intorno a Prey, polverone che invece si è alzato, per il videogioco, in seconda posizione. Secondo posto per Mass Effect Andromeda. Ora, partiamo dal presupposto che Mass Effect Andromeda è un titolo deludente, sia dal punto di vista della storia, sia dal punto di vista dei personaggi, nei confronti dei precedenti Mass Effect. E fin qui penso che siamo tutti d'accordo. Feeling con i personaggi che è stato rovinato ulteriormente dalle pessime animazioni, ok, va benissimo. Ma vogliamo parlare anche del miglioramento del sistema di shooting rispetto ai precedenti Mass Effect? No, perché pare che quando si parla di Mass Effect i grandi classici siano dei titoli perfetti, intoccabili, capolavori in tutto e per tutto. E no, la prima trilogia di Mass Effect, soprattutto il primo, aveva un sistema di shooting veramente approssimativo. Andromeda, invece, migliora il gameplay sotto ogni punto di vista, rendendo le fasi di shooting paradossalmente le parti più belle del gioco. Ed è anche per questo motivo che sono così incuriosito da Anthem, il nuovo gioco BioWare, perché se partono dal gameplay di Andromeda siamo a cavallo. Probabilmente la scelta migliore doveva essere proprio questa, quella di cambiare direttamente nome al titolo e non uscire nei negozi con quel Mass Effect in copertina, che ovviamente ha spiazzato tutti, me compreso. Ora, non dico che Andromeda, se non avesse avuto Mass Effect nel titolo, avrebbe avuto 9, per carità, però un 8, 8,5 secondo me sì. Il gioco rimane inferiore alla prima trilogia di Mass Effect, assolutamente, però secondo me ha delle caratteristiche che per certi versi sono molto apprezzabili. Bene, signori, siamo arrivati in vetta. In prima posizione il videogioco che dal mio punto di vista più di tutti è stato ucciso dalla critica in questo 2017 è... In prima posizione Siberia 3, voto in Metacritic 48. 48? Ma stiamo scherzando? Allora, vi riassumo il problema più grande che Siberia 3 ha. Il sistema di controllo, che non è brutto, signori, di più. Se ci giocate su PC, preparatevi ad alternare fasi con il pad e fasi con la tastiera, in quanto alcune sono più comode con il primo, altre con la seconda. Come abbiano potuto fare gli sviluppatori a complicarsi la vita in questa maniera e a complicarla a noi videogiocatori, ovviamente questo non me lo spiego. Ciò nonostante, Siberia 3 è un gioco che non è brutto. È fatto male, il che è diverso, è diversissimo. Dal mio punto di vista, un gioco sotto la sufficienza, con una grave insufficienza, è un gioco che non ha senso di esistere, perché non diverte, ti annoia, non ti fa di giocarci, ecco, quello è un gioco brutto. Siberia 3 invece è sicuramente una grandissima delusione, però comunque riesce a mantenere quel carisma dei personaggi, delle ambientazioni, quella leggerezza della serie che è così apprezzabile che vi capiterà più e più volte di maledire il sistema di combattimento, però comunque cercare di farci conti per continuare a giocare. È quella voglia di giocare che rende Siberia 3 un titolo comunque apprezzabile, ed è per questo motivo che una sufficienza a Siberia 3 gliel'avrei data, perché fa quello che un gioco deve fare alla fine. Qual è la cosa minima che un videogioco deve fare? Tenerti incollato allo schermo, e Siberia 3 ci riesce. Boh, non lo so, io veramente, ragazzi, la penso così. Sistema di controllo da bocciare.
ma il sistema di controllo, non il gioco nella sua interezza. E contate che per avere 48 significa che, dato che ci sono state testate giornalistiche e gli hanno dato 6,5, vuol dire che ci sono state altre che gli hanno dato 3,5. Boh, raga, sarà una questione di gusti, però, secondo me, ripeto, per quanto deludente, non considererei mai Siberia 3 un titolo da evitare. Consigliato, no, ma da insufficienza grave, beh, secondo me, neanche. E questo, signori, è tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un commento qua sotto nel quale mi dite un po' che cosa ne pensate di tutte le cose che ho detto, quali sono secondo il vostro punto di vista i videogiochi sottovalutati dalla critica nell'anno appena trascorso, e detto questo vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!